benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il gossip intorno all'addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si fa rovente. Secondo quanto riporta Deianira Marzano sui social, l'ex ballerino di Amici sarebbe furioso. In particolare, Stefano non avrebbe preso affatto bene il comportamento del clan Rodriguez. E sì, perché la famiglia di Belen avrebbe già accolto a braccia aperte il nuovo fidanzato della modella argentina. Tutto a distanza di poche settimane, dall'addio a Stefano. La nostra Belen ha già presentato il nuovo amore in famiglia. Per chi non avesse seguito la vicenda, siamo di fronte all'ennesimo addio tra la modella argentina e Stefano De Martino. Da quando si sono sposati nel 2013, si sono mollati e ripresi più volte. Pure i fan stanno perdendo il conto. Sta di fatto che, da qualche settimana a questa parte, sembra che i due si siano lasciati. Non sono più apparsi insieme e non hanno più postato scatti di coppia. Belen recentemente ha addirittura tolto dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano con Stefano. Un chiaro segnale di una rottura tra loro. Va anche detto che né la Rodriguez né Stefano hanno mai confermato, ma neppure smentito, le voci su questo loro presunto addio. Gli accadimenti di questi ultimi giorni però non lasciano dubbi. I due si sono lasciati per l'ennesima volta. Lei infatti è stata pizzicata mano nella mano al compleanno di Ignazio Moser, in compagnia di Elio Lorenzoni. Ed ecco che subito, quest'uomo è stato indicato come il nuovo fidanzato della Rodriguez. Voce confermata dal fatto che Belen, proprio in quest'occasione, ha fatto le presentazioni in famiglia. Insomma, il clan Rodriguez avrebbe accolto l'uomo, come se nulla fosse. Questo avrebbe fatto infuriare e non poco il nostro Stefano De Martino. Elio Lorenzoni è un imprenditore bergamasco e presidente di Lorenz Motors e gestore di Lorenzoni SRL, aziende che si occupano di motori, accessori e componenti a livello globale. Da considerare che al party di Ignazio c'erano pure i figli di Belen. Quindi la Rodriguez ha fatto le cose in grande, presentando la sua nuova fiamma, oltre che ai suoi familiari, anche ai due figlioletti. L'informatissima Deianira Marzano ha anche segnalato un fatto curioso. Nonostante Stefano sia furioso con Belen e con tutta la famiglia di lei, continua a seguirli tutti sui social. Cosa che continuano a fare anche loro con De Martino. Insomma, nessuno ha tolto il segui all'altro. Potrebbe essere un segnale che fa ben sperare. I fan di Belen e Stefano non perdono le speranze di rivederli nuovamente insieme. D'altronde in questi ultimi 10 anni, li abbiamo visti lasciarsi e riprendersi più volte. Ricordiamo che i due si sono conosciuti nel dietro le quinte di Amici, nel 2012. L'anno dopo si sono sposati, per poi lasciarsi una prima volta nel 2015. Nel 2019 un primo ritorno di fiamma, durato sino a metà del 2020. Poi l'ennesima rottura e la nuova riappacificazione nel 2022. Durata sino a poche settimane fa. Una cosa è certa. La loro vita sentimentale è assai turbolenta. Vedremo cosa succederà. Secondo voi, torneranno insieme? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!